Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Siamo radunati nel nome del Signore per dare l'estremo commiato al nostro fratello Carlo. La nostra preghiera si elevi ora fiduciosa perché egli, riconciliato col Padre, possa partecipare alla gloria eterna del suo regno. E se un velo di tristezza avvolge il nostro animo, ci consoli la speranza di ritrovarci un giorno con Lui nella gloriosa comunione dei santi. Preghiamo. Il tuo figlio Carlo, che già nel battesimo ha ricevuto la candida veste per essere degno di entrare alla festa nuziale, sia ora purificato, Padre, da ogni traccia di colpa e adorno della carità e della grazia, venga accolto al convito dell'eterna gioia, per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Al Salmo rispondiamo: io so che il mio Redentore è vivo. Io so che il mio Redentore è vivo. Pietà di me, o Dio, in te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Io so che il mio Redentore è vivo. Invocherò Dio l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io so che il mio Redentore è vivo. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Io so che il mio Redentore è vivo. Chiediamo pace e consolazione al Padre che sta nei cieli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù, che hai rianimato e redento l'eterno riposo, dona a noi, Signore, spiriti a noi la luce perpetua, riposo in pace. Thank you.
Gesù. Ingresso numero 274. Il benessere e dico: è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno, ben se ne ricorda e si accascia dentro di me la mia anima. Questo intendo richiamare alla mia mente e per questo voglio riprendere speranza. Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione. Esse sono rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo. Per questo in Lui voglio sperare. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con l'anima che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo venne Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta, dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro, e invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.
ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Gli rispose Marta: so che risusciterà nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo. Parola del Signore. Sicuramente possiamo dire che oggi tutto il paese si stringe nel dolore, nel cordoglio per questa scomparsa, ma anche siamo chiamati oggi proprio qui da una parola a stringerci attorno come famiglia e come Chiesa davanti al Signore, a stringerci con Lui per rinnovare, sostenere la nostra fede. La parola che abbiamo ascoltato, il libro delle Lamentazioni e l'incontro tra Gesù e Marta nel Vangelo di Giovanni, ci parla di una realtà fondamentale che penso sia stata tale anche per il nostro fratello Carlo, e cioè quella della parola e del silenzio. Io ho conosciuto il nostro fratello Carlo quando sono arrivato qui e l'ho già conosciuto che era, diciamo, nella sofferenza, nella malattia. Solo recentemente in qualche filmato l'ho visto camminare a casa sua oppure altrove, e in questi 8 anni che coincidono con la mia presenza qui c'è stato veramente un dialogo con lui, da uomo di cultura e anche di tanto insegnamento nel passato. La parola è stata molto importante, anche forse perché era uno dei modi con i quali lui negli ultimi anni poteva entrare in contatto con il mondo, parlare, incontrare, ragionare, riflettere. Così è stato, lo sappiamo tutti quanti noi. Anche nel suo passato la parola è stata una delle caratteristiche più importanti. Ricordiamo, io ne ho avuto modo qualche volta, i suoi discorsi e anche e soprattutto le sue parole che per molte generazioni sono state insegnamento di vita nella scuola e anche nel suo servizio, prima come amministratore comunale, come assessore e poi come sindaco. Tuttavia, penso che se oggi potesse ancora dirci qualcosa, potrebbe dire che qui c'è una parola più importante di tutte quante, ed è la parola di Dio. Lasciamoci brevemente istruire ed educare. Una parola che vale proprio perché c'è il silenzio dell'uomo. Il libro delle Lamentazioni ci ammoniva, dopo un canto di speranza che veniva dopo la constatazione del dolore, della miseria umana alla quale tutti quanti in un modo o nell'altro siamo o saremo sottomessi, ci ammoniva dicendo: è bene aspettare in silenzio la parola, la salvezza del Signore. E questo silenzio non è un silenzio vuoto, come tante volte capita a noi. È un po' il silenzio che immagino ci sia stato tra Gesù e Marta, prima di questo dialogo. Il Vangelo di Giovanni ci accompagna in questo cammino che Gesù fa quando dice: andiamo a trovare Lazzaro. I discepoli dicono: ma vuoi andarci ancora? Già prima ti hanno mal accolto, adesso vuoi tornarci? Andiamo a morire con lui. E in questo cammino pian piano cresce il desiderio dell'attesa, dell'incontro, e sicuramente prima delle parole che abbiamo sentito ci sarà stato uno sguardo, un silenzio che è sfociato in questa domanda: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma le ultime parole di Marta, dopo le quali ancora c'è un silenzio, questa volta pieno di fede, sono una dichiarazione di fede. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. Dopo di questo l'uomo non ha più niente da dire, anche di fronte alla morte, perché si apre il tempo del silenzio, della fede, dell'attesa, dell'incontro salvifico
con il Signore. E questo, penso, è ciò che oggi noi vogliamo fare, accompagnando al luogo del riposo il nostro fratello Carlo. Accompagnarlo, certo, con le parole della preghiera, della celebrazione eucaristica, con le parole che sono magari nella nostra memoria, che lui ci ha detto in qualche occasione, ma soprattutto con il silenzio dell'attesa di fede, di quella fede che ci fa dire, come Marta, tu sei il Cristo, tu sei colui che prenderà con sé anche questo nostro fratello, come tutti gli altri nostri fratelli defunti. Questo è ciò che oggi vogliamo presentare al Signore, umilmente, ciascuno di noi, come dicevo, ha i suoi ricordi, alle sue memorie, alle parole che tiene nel cuore del nostro fratello Carlo, quelle dette e quelle ricevute, ma deve oggi sopravanzare su tutto la parola della preghiera, del Vangelo, della fede. Quello che abbiamo cantato e ciò che ancora ripeteremo in diversi modi in questa Eucaristia sia per noi moni. Ognuno di noi, e con il nostro fratello Carlo sarà così, ci presenteremo davanti al Signore. La Sua parola, che adesso non possiamo immaginare, non sappiamo se sarà una parola come quelle che sentite adesso o se sarà un'altra cosa, ma ci dirà nel Suo immenso amore ciò che a ciascuno spetta, il giudizio di Dio, il giudizio pieno di misericordia e di amore. Ecco dunque, allora, sarebbe bello che lo ricordassimo nostro fratello Carlo nel futuro con tante parole, con la preghiera, con l'Eucaristia, anche con tutto quello che ci ha insegnato e tramandato, perché diventi a nostra volta, e anche per i più giovani che sono stati per molti anni il suo punto centrale della vita, diventino veramente un insegnamento da custodire e da accrescere, da rivivere a nostra volta, ma il tutto guidato e sostenuto da questa fede della Chiesa, che non ci lascia soli di fronte a un silenzio quando la morte arriva, il silenzio di chi non sa più parlare, non sa più dire, non sa più colloquiare o mettersi in comunicazione con il mondo perché è morto. Il nostro silenzio è un silenzio pieno di preghiera, di fede e di attesa nella risurrezione dei giusti per il nostro fratello Carlo e per tutti i nostri defunti. Thank you.
Dio preventissimo, astergi da ogni macchia di peccato, o fedele carne, tu che lo hai purificato con l'acqua del battesimo in virtù del tuo sangue prezioso, del tuo figlio unigenito, del medesimo sangue, a te offerto in questo sacrificio, rendilo puro per sempre col tuo totale perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita misericordia. Il tuo Verbo fatto nostro fratello abitò in mezzo a noi e pur serbando la gloria della natura divina assunse la nostra condizione di morte, si assoggettò liberamente al supplizio della croce e all'umiliazione della sepoltura, ma da sepolto è risorto vivo e potente, riportando la nostra umanità al primitivo splendore e infondendo un destino eterno e beato anche al nostro corpo mortale. Ammirati per questo stupendo disegno, con il cuore pieno di conforto e di speranza, insieme con gli angeli e con i santi, eleviamo a te, o Padre, unico Dio, col Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode.
Caro Maestro, a nome dell'amministrazione comunale, ritenendo di interpretare anche il pensiero di quelle che si sono succedute dopo il tuo decennio di sindaco, 1970-1980, e della popolazione valbronese, vorrei rivolgerti in questo momento di commiato l'ultimo saluto con doveroso senso di gratitudine e di riconoscenza per quello che hai saputo fare e donare a tutti noi. Per quasi 50 anni hai vissuto nella nostra realtà, lasciando la terra di origine, la Liguria, in particolare la tua Latte in quel di Ventimiglia, muovendo i primi passi da insegnante nelle vecchie scuole elementari della Lombardia, dimostrando fin dall'inizio di essere un maestro severo ed esigente, ma anche comprensivo e disponibile ad affrontare i problemi dei tuoi scolari. La caratteristica di maestro sempre in cattedra l'hai portata e dimostrata fino in fondo, non solo con i tanti alunni di cui sei stato educatore, ma anche nei confronti di coloro che nel corso degli anni ti sono stati validi collaboratori nei vari campi dove eri promotore ed animatore. Nemmeno la sedia a rotelle ti è stata di impedimento. La passione per la lettura e l'amore per i libri ti hanno portato negli anni 60 a fondare nelle anguste aule del vecchio palazzo comunale il famoso centro di lettura, dove nelle lunghe e a volte fredde serate invernali sono nate e maturate tutte quelle iniziative di vario carattere che la Sportiva Valbronese, di cui per molti anni sei stato presidente, sapeva poi realizzare dando lustro al nostro paese. Accanto all'attività didattica, mi preme qui ricordare gli anni spesi al servizio diretto della comunità valbronese, nella veste di consigliere, di assessore ed infine la carica più importante di sindaco. Durante il tuo mandato, dopo anni di discussione e prese di posizione, è stato realizzato il complesso delle nostre scuole. D'ora in poi la tua voce, unitamente alla tua immagine, la sentiremo solo attraverso i filmati che in collaborazione con Tele Valassina e le televisioni locali ligure hai saputo e voluto realizzare, dopo il congedo dalla scuola, risultando educatore e maestro anche attraverso i mezzi di comunicazione. Tra poco inizierà il tuo ultimo viaggio verso quella terra, imponente Ligure, di cui eri fiero ed orgoglioso. Là riposerai accanto ai tuoi genitori e a quel mare che fin da bambino hai amato e dove, come sempre dicevi, il Mistral fa sentire la tua voce. Al maestro, con questo nome ti abbiamo conosciuto, con questo nome ti ricorderemo. Alla moglie, ai figli e ai familiari le più sentite condoglianze a nome di tutta Valbrona. Descrivere in poche righe quello che il maestro Cavalier Carlo Lercari è stato per la Sportiva e non solo è impossibile. Oggi si direbbe che è stato un grande comunicatore. Ha saputo aggregare appassionati di ogni disciplina sportiva e creare un gruppo di collaboratori che hanno portato il sodalizio ad essere una tra le più attive associazioni del paese. La Sagra delle Castagne è nata durante la sua presidenza. La rivista La Valle è stata un mezzo di divulgazione straordinario e talmente innovativo che ancora oggi è degno di essere riproposto. L'affetto e la stima che tutti avevano per lui erano testimoniate dalla partecipazione di tutto il paese alle attività della Sportiva Valbronese di cui era il portavoce. Chi ne ricorda l'inizio dei suoi discorsi alla cena sociale? Sarò breve e poi non finirò mai. Anche quando ha allentato il suo impegno, non ha mai smesso di dare il suo contributo a chi gli è succeduto. Amavo ricordare a noi, nuove leve della Sportiva, che dobbiamo essere educatori, un monito e un insegnamento che non dimentichiamo e che ci guida nell'impegno con la Sportiva Valbronese. Caro maestro Carlo, in momenti come questi di infinita tristezza, tutte le parole sembrano inutili, ma è doveroso ricordare e ringraziare una persona speciale come il nostro maestro Lercari. Persona colta e umile,
sempre vicina alla società dei pescatori con aiuto e affetto. Sono tantissime le persone che lo stimavano e gli volevano bene, perché tutti era un grande maestro di vita. Per me personalmente era anche un caro, un grande amico, una persona che stimavo molto e che porterò sempre con grande affetto nel cuore. Ora non mi resta che salutarti, caro Carlo, amico, e ringraziarti per la tua amicizia da parte mia e della società Pescatori di Valbrona, della quale sono presidente. Porgo le più sentite condoglianze di cuore a tutta la famiglia. A nome dei cacciatori, io, caro maestro, non sono stato capace di scrivere niente questi giorni. Io non sono ancora capace di darle del tuo. Lei è il nostro maestro e noi, al di là di essere cacciatori, qualcos'altro, quelli della nostra generazione a Valbrona sono stati formati da lei. E mi ricordo ancora, piccolissimo, quando per la prima volta l'ho vista sfrecciare a Valbrona con la sua lambretta, e la mia cara mamma Giuseppa, che era parente della Rita, mi disse: quello lì è il mulus della mia Rita, è il maestro. Quanto bene ha fatto a noi, specialmente a noi della nostra generazione, con la sportiva, col centro di lettura e magari anche con le prime sigarette che magari lei di soppiatto ci infilava, ci lasciava fumare quando venivamo al centro di lettura. Poi ha inventato delle cariche, la carica di aiuto consigliere della sportiva, abbiamo creato la sagra delle castagne, le nostre serate culturali. Prima ho ringraziato veramente il Signore quando ho sentito gli alpini di Canzo intonare quel bel canto, perché so quanto lei amava quelle canzoni di montagna, quando poi facevamo i filmati che con la sportiva per la gara alla scuola di sci, sembravano, le sue parole sembravano tolte dall'Istituto Luce, di quei filmati di una volta, sempre pieni di orgoglio e quanto. E poi mi viene in mente anche la Valbrona Re di Puglia, quante cose ha fatto per noi. E per noi cacciatori, che in fondo non eravamo tanto e non lo siamo ancora amati, lei ci ha sempre sostenuto ed era orgoglioso di dire che anche suo papà era un cacciatore, come lo era suo suocero e anche il suo cognato Gianni. Era molto orgoglioso quando noi con la nostra festa Caccia Insieme abbiamo portato qualcosa ancora a Valbrona, lei era proprio felice di questo e noi l'avevamo fatto socio onorario, l'unico socio onorario che noi avevamo fatto era lei e rimarrà ancora per quello. La vorrei ringraziare con una cosa, maestro, forse un pensierino, diciamo, da un bambino ancora di prima elementare, ma che credo che lei apprezzerà. Caro maestro, ti vogliamo tanto bene. Ora che abbiamo ricevuto, Dio di misericordia, il sacramento del tuo unigenito, che immolato sulla croce e risorto alla gloria si è fatto cibo alle anime nostre, ti supplichiamo per il nostro fratello Carlo, fa che purificato dai misteri pasquali riceva in dono la gioia della vita rinnovata, per Cristo nostro Signore. Amen. Ringrazio Marco, Donato, Don Giorgio per aver concelebrato qui questa Eucaristia. Ed ora il corpo del nostro fratello Carlo è consegnato ora alla terra, in attesa che sia trasfigurato nel giorno della risurrezione. Questo rito finisce, ma permane nel nostro cuore la speranza di ritrovarci un giorno con tutti coloro che abbiamo amato. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Dio creatore del cielo e della terra, che nel tuo disegno di salvezza hai unito gli uomini mediante il battesimo alla sepoltura e alla vittoria pasquale di Gesù, tuo figlio, benedici il sepolcro, benedici la salma di questo nostro fratello Carlo, che accompagniamo all'estrema dimora, e fa che all'ultimo giorno risplenda coi giusti nella luce della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Eterno riposo, ora a Lui, oh Signore, risplenda Lui la luce perpetua, riposo in pace. Quest'anima e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Vi abbraccio tutti con affetto e commozione. Whisper words of wisdom, let it be.